Si è chiusa in bellezza la quindicesima edizione de Un'emozione chiamata libro ad Ostuni. È stata Serena Dandini, ospite dell'ultimo appuntamento lunedì 22 agosto alle ore 21 nel chiostro di Palazzo San Francesco. La presentatrice ed autrice ha presentato il suo ultimo libro dal titolo Dai diamanti non nasce niente, edito dalla Rizzoli Editore, ed ha dialogato con la giornalista Anna Maria Mori, con il sindaco di Ostuni Domenico Tanzarella e con il pubblico presente. Per descrivere il suo libro, Serena Dandini dice: cambiare il mondo a partire dal balcone di casa. Perché no? E la dedica del suo libro è questa: a chi voleva cambiare il mondo e invece dopo un po' si è accorto che è stato il mondo a cambiargli i connotati. Perché forse abbiamo pensato troppo in grande, dovevamo iniziare dal geranio sul davanzale e invece l'abbiamo lasciato morire. Un libro intimo e sorprendente, fra suggestioni letterarie, racconti personali e preziose indicazioni pratiche, offre una riflessione ironica e appassionata sulla nostra società, sul nostro rapporto con la natura e con noi stessi. Ma ascoltiamo ora le dichiarazioni di Serena Dandini e di Anna Maria Mori. Ultimo appuntamento con Un'emozione chiamata libro, concludiamo in bellezza con Serena Dandini che questa sera presenterà il suo libro dal titolo Dai diamanti non nasce niente. Allora, come nasce innanzitutto l'idea di questo libro? Ma in realtà mi è scaturito così, è una passione che ho sempre avuto, e più che una passione poi sul giardinaggio in particolare, i fiori o le piante, in realtà dietro al giardinaggio e ai giardini o ai balconi o alle piante ci sono delle storie meravigliose di persone molto interessanti, e quindi è un libro di viaggi, di storie d'amore, di film, è un libro di passioni, e tutte cose in fondo anche che sono parte della mia vita parallela, oltre alla televisione, e si vede che è arrivato il momento di tirarlo fuori. Nel libro si parla di un cambiamento, appunto cambiare la casa a partire dal giardino per l'appunto. In 150 anni, appunto, come il tema della kermesse, qualcosa è cambiato qua in Italia, ma si parla anche di cambiamento soprattutto nell'ambito televisivo, tipo la nascita delle web TV in quest'ultimo periodo. Un po' cosa ne pensi un po' di questi cambiamenti, di questo cambiamento dell'Italia? Ma, il libro parla anche del giardino planetario che è la nostra Terra, come dice uno dei filosofi francesi, Gilles Clément, e quindi questo giardino planetario che è la nostra Terra, di cui l'Italia fa parte, è stato massacrato abbastanza e purtroppo ci sono dei cambiamenti in negativo, non indifferenti, anche se ultimamente, specialmente le nuove generazioni, c'è una grossa coscienza di capire che non avendo altri pianeti da conquistare nel frattempo bisognerebbe forse curarsi di più del nostro giardino planetario. Quindi ci sono degli ulteriori cambiamenti in positivo, secondo me, anche se chiaramente si vedono un po' meno, però zone protette, coscienza, persone che cominciano ad avere cura del proprio territorio, a capire che la bellezza comunque del territorio è una ricchezza a cui se uno la distrugge è distrutta per sempre. Quindi sono, secondo me, un'inversione di tendenza non indifferente. Le piccole televisioni e internet possono aiutare molto in questo, perché possono creare una coscienza diffusa, l'abbiamo visto in tanti casi, e quindi possono creare una rete di persone che resistono alla devastazione in tanti sensi. Un'ultima domanda, qual è il messaggio che lancia ai suoi lettori? Io messaggi non le lancio perché non sono all'altezza, non sono un guru, non sono. Però sicuramente forse abbiamo sbagliato tutti noi a pensare troppo in grande, delle volte a cercare i cambiamenti del mondo, e bisogna cominciare a cambiare dalle piccole cose dentro di noi e dal balconcino di casa. Dunque, siamo con Anna Maria Mori. Allora, un bilancio finale di questa kermesse del 2011 qui ad Ostuni. Il mio bilancio è assolutamente positivo, spero che lo sia anche per il pubblico di Ostuni e anche di quanti sono venuti da fuori. Io spero di lasciare, dopo questi 10 incontri, dei buoni libri da leggere, dei buoni pensieri che hanno suscitato gli incontri e che faranno compagnia anche durante l'inverno.